Da quante pagine è composto il mio documento Google? Un'informazione che potrebbe esserti utile conoscere lato codice, ad esempio per verificare in modo automatico il numero di pagine che dovranno essere stampate. Non esistono metodi nativi con i Google Docs per ottenere questo numero. Tuttavia, ci sono soluzioni alternative per raggiungere lo scopo. Te ne mostro una in questa pillola. La soluzione che ti propongo in questo video si riduce ad una sola riga di codice UpScript. Da un Google Docs, come questo esemplificativo composto da tre pagine, basterà aprire l'editor di script dal menu Strumenti ed inserire la seguente funzione. Lascio in descrizione il link dove puoi copiarla e incollarla in un tuo progetto. L'unica modifica richiesta è l'inserimento dell'ID del documento, recuperabile semplicemente dall'URL del file. Quello che fa lo script è convertire il Google Docs in formato PDF in modo da poterlo splittare sulla base di una stringa di riconoscimento che identifica il termine di pagina. A quel punto legge la lunghezza dell'array generato che corrisponde al numero di pagine. Il tutto viene effettuato dietro le quinte, infatti avviando la funzione possiamo leggere comodamente il valore desiderato nel log. Per conferma del suo funzionamento, aggiungo una quarta pagina al documento ed eseguo nuovamente la funzione. Ecco che in risposta il log ci comunica che Google Docs è formato da quattro pagine. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa videopillola. Inoltre, ti invito a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, perché di queste funzioni, trucchi e suggerimenti ne ho un bel po' in cantiere. Mi sono creato un repository negli anni che voglio condividere con te. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!